in ginocchio da te. Come direbbe mia nonna, ho il cuore nello zucchero. In questi pochi giorni mi sono innamorato di Napoli e della sua napoletanità. La città si muove veloce, ma poi rallenta sempre per un caffè. Napoli scherza con le statuine del presepe e poi torna seria quando si parla di Maradona. Le strade sono strette, ma il cuore delle persone sembra immenso. È riuscita a rendere poetico anche un tipo come me. Non so se la colpa sia della vista sul golfo o della frittura di pesce, propendo più per la seconda. Ma quello che so è che questa città ha tutto ciò che cerchiamo in viaggio. È sgarrupata, colorata, rumorosa e viva. Anzi, anche una cosa in più delle altre città, i nostri nuovi amici Carlo e Alessia. Senza averci mai incontrato prima, ci hanno aperto le porte della loro casa. Con loro oggi andiamo a scoprire un lato diverso di Napoli, forse un po' meno famoso. Napoli non è una città, è un mondo. Buongiorno dal centro di Napoli, ragazzi, nottata fantastica, abbiamo dormito benissimo, siamo proprio riposati in questo posto spettacolare. Oggi siamo già pronti, una bella giornata, oggi la facciamo però in compagnia di Carlo e Alessia, che sono i due ragazzi appunto che abbiamo sentito su Instagram. Se vi siete persi il video precedente, spieghiamo tutto nel video precedente. Noi abbiamo solo scritto "c'è qualcuno a Napoli" in una storia di Instagram e loro hanno risposto, hanno detto "certo, venite, noi vi ospitiamo, venite, ci piacerebbe conoscervi" e eccoci qua. Quindi oggi li incontriamo, vediamo la loro città insieme a loro, quindi ci faranno vedere delle zone un po' inesplorate, no? Dove magari i turisti non vanno, e sono delle zone diverse da quelle che invece abbiamo visto nel video precedente, dove siamo andati un po' a esplorare la creme della creme della creme di Napoli, no? Questo giro nel centro, poi siamo arrivati a Piazza del Plebiscito, tutta la zona del mare, quindi ci siamo fatti un bel tour. Adesso però andiamo a vedere altre zone, zone sconosciute. Siamo super felici di questa cosa, perché vedere una città con le persone che ci abitano ha sempre un fascino completamente diverso. Oggi, ragazzi, due missioni importanti: uno, fermare Paolo che sta bevendo caffè continuamente, siamo già a due caffè, ci siamo appena svegliati, e non mangiare allo scoppio, che è un'altra cosa molto molto complicata. Mangiare? Fino a scoppiare, perché oggi sarà tosta, no? Mi sa di sì. Ecco, guarda, con lo spazzolino, che scena brutta, che sbuchi così. Ragazzi, so che avevamo detto che avremmo iniziato con la parte più sconosciuta di Napoli, e questa non lo è, perché è la cattedrale di San Gennaro, ma non possiamo iniziare una visita alla città senza passare soprattutto da San Gennaro, il santo proprio simbolo della città, protettore e patrono di Napoli. Siamo entrati dentro la cattedrale di San Gennaro. Ora mi hanno lasciato da sola, come vedete, quindi Paolo potrà comunque dire suor Angela in tutti i modi, vabbè. Comunque, Carlo ci ha appena raccontato questa cosa di San Gennaro, che in un giorno di settembre ogni anno il sangue di San Gennaro, che è contenuto in un'ampolla che si trova proprio qui nella cattedrale, diventa liquido, quindi da solido si trasforma in liquido, e quindi quel giorno tutte le signore, le persone credenti, vengono qui e pregano, recitano il rosario affinché appunto avvenga questo miracolo della trasformazione del sangue di San Gennaro da solido a liquido. Perché? Perché se non dovesse avvenire, porterebbe mala sorte alla città. Infatti l'anno in cui non è avvenuto c'è stato un fortissimo terremoto, quindi si viene qui, si celebrano le messe, si prega, appunto perché avvenga questo miracolo, perché San Gennaro faccia questo miracolo. Sullo schermo vedete c'è il sacerdote che mostra come il sangue si trasformi da solido a liquido. Vedete tutte le signore che pregano appunto perché questo avvenga. Siamo entrati nel Rione Sanità, uno dei quartieri popolari di Napoli, un vero e proprio mercato a cielo aperto. Qua iniziano i primi banchetti di frutta e verdura. Buongiorno, eccolo lui. Cosa stai mangiando ancora? Chewing gum. Un chewing gum, bravissimo.
Che bello questa zona, decisamente meno turistica rispetto a quelle che abbiamo visto fantastico. Ieri. Fantastico. No, allora, stavamo proprio dicendo. Sì. Quanto è bello avere il mercato così per strada. Sì. È una cosa che un po' si è persa in altre parti d'Italia. Esatto. E invece guarda che bello. Molto asiatica anche, no? Infatti noi pensavo, andiamo dall'altra parte del mondo, no? Per cercare queste cose. Guarda qua, Napoli è un tesoro davvero. Io vorrei fare una proposta. Vai. All'Italia intera. Sì. Riabilitiamo i mercati per strada. Eccolo. Guarda come questo, guardate che bellezza, bellissima atmosfera, colori, tutto quanto. Tra l'altro sono andata a studiarmi perché si chiama Rione Sanità, sapete che a me piace andare a vedere un po' questi nomi perché si chiamano così. Allora, si chiama così perché nel 1500 questa zona era appena fuori dalle mura della città e qui venivano sepolte le persone. Ma si diceva che questo terreno, il terreno qui, era molto salubre e quindi avvenivano anche dei miracoli in questa zona, da lì il nome Rione Sanità. Qualcuno dice anche perché c'era l'esondazione di un fiume che quindi ripuliva costantemente il terreno qui. Adesso è una zona che è comunque molto locale, molto local, poco frequentata dai turisti se non per alcune attrazioni che sono proprio simbolo di questo quartiere. Allora, siamo sempre nel Rione Sanità, più precisamente nella località che si chiama Vergini e c'è questo palazzo, ragazzi, guardate il colpo d'occhio. Allora, si chiama il Palazzo dello Spagnolo, è stato costruito alla fine del 1700 e la caratteristica principale sono queste due ali di scale. Da un lato, vedete, salgono sia di qua che di là. E quando è stato costruito, la funzione di queste scale era un luogo dove ritrovarsi, no? Quindi sedersi, parlare, degli scambi, e veniva frequentato dai nobili del tempo. Si chiama dello Spagnolo perché poi è stato acquistato da questo nobile, che era appunto di origini spagnole, e da qui deriva il nome. Oggi è ancora abitato, quindi in realtà non si può salire sulle scale, anche se molti lo fanno, perché vedete la foto da qui affacciati, è bellissima. Tra l'altro ci sono un sacco di dettagli, si vede, vedete, da questo lato proprio, a parte le cupole qua, tutto quanto decorato, ma vedete sopra la porta, guardate l'immagine sopra la porta, è tutta una serie di scale che salgono da questo lato e poi dall'altro. E a proposito di decorazioni, proprio mentre facevo il video mi sono resa conto, vedete là, la faccia della statua ha sopra una maschera che ricorda tantissimo Totò, perché Totò è proprio nato in questo rione, nel Rione Sanità, ha dichiarato più volte di essere nato proprio qui. Allora ragazzi, dobbiamo ancora convincere Carlo a farsi filmare, perché non vuole farsi riprendere al momento, ma ce la faremo, lo convinceremo. Per ora ci sta accompagnando lui, Alessia è ancora al lavoro, quindi ci raggiunge più tardi e continuiamo comunque a esplorare tutte queste viette. Vedete anche qui tutte le vie molto strette, ma la cosa che mi fa sorridere sempre è tutte le immagini appese sopra. Qui abbiamo Totò, Pino Daniele, c'è anche Sofia Loren, là c'è Bud Spencer, ovviamente Maradona. E prima, parlando, Carlo ci diceva proprio Maradona è una divinità a Napoli, cioè non è visto come una persona qualunque, ma è una vera e propria divinità. Infatti abbiamo visto anche ieri, se avete perso nell'altro video, c'è proprio il murales gigantesco a lui dedicato. La cosa che mi fa impazzire di Napoli, ragazzi, è che si passa dai vicoletti stretti stretti coi palazzi alti molto vicini l'uno all'altro a questi viali molto più grandi dove ci sono palazzi immensi come questo qui, che è il Museo Archeologico Nazionale. E poi improvvisamente si aprono queste bellissime piazze, questa è Piazza Bellini, una piazza dell'Ottocento, guardate qua, tutto questo giardino in mezzo e a tutti i lati i palazzi storici della città.
ragazzi, questo è legato a quello che dicevamo prima su Diego Armando Maradona. Guardate, un soffio di fiato, un attimo ancora, rappresentato con una, come un angelo con la coppa in mano. Siamo ora a strada San Sebastiano, guardate che bella, c'è tutto questo viale alberato, e questa strada era famosa perché in passato qui c'erano tutti i negozi che vendevano gli strumenti musicali. Molti oggi sono chiusi, alcuni ci sono ancora, vedete, music store qua sopra, si vendono strumenti musicali, ce ne sono da entrambi i lati, c'è profumo di incenso nell'aria perché c'è anche un negozio, vedete là in fondo, che vende abbigliamento etnico. Ecco qua un altro negozio di musica con tutte le chitarre e vari strumenti. Ragazzi, allora ci siamo resi conto che qui a Napoli ci sono un'infinità di cose da vedere. Ovunque ci sono degli scorci spettacolari, ma poi si aprono delle viette, dei palazzi. Abbiamo visto oggi il palazzo quello con le scale, il Palazzo dello Spagnolo. Adesso invece siamo all'interno di un luogo che è proprio un piccolo tesoro nascosto, che da fuori non si vede, non lo diresti mai. Questo è il Chiostro delle Clarisse, chiamato anche il Chiostro delle Maioliche, e fa parte del complesso di Santa Chiara. È uno dei quattro chiostri che fanno parte del complesso. È stato costruito nel 1739 e guardate la caratteristica, salta subito all'occhio, sono queste colonne maiolicate. In questo complesso appunto delle Clarisse è su più piani, al secondo piano ci sono le terrazze dove ci sono le celle vere e proprie, e poi c'è un piano ancora più alto che è la zona delle delizie, così chiamata, perché da lì si può vedere tutta la città e anche addirittura il mare. Lo stile barocco di questo chiostro appunto è realizzato da questo autore Vaccaro, che si è concentrato appunto non solo su queste maioliche che vediamo qui adesso, in questo che è il giardino centrale, quindi nella ristrutturazione si è concentrato appunto in questa zona, in questo giardino bellissimo, ma anche c'è tutto un porticato con degli affreschi. E questo appunto è un piccolo tesoro che dove probabilmente noi non saremmo neanche entrati, no? Non avremmo saputo che c'era questo tesoro qui nascosto all'interno. E proprio grazie a Carlo appunto ci diceva: ragazzi, dovevo entrare lì. Lui ci ha proprio detto: io sono 20 anni forse che non entro, però mi ricordo ancora quanto era bello, no? E quindi ci ha portato qui dentro. Allora, come vedete, questo video lo sto gestendo più io, perché ovviamente Paolo sta parlando con Carlo e ci sta raccontando tutta la loro vita. Staremo poco insieme, no? Quindi è anche bello immergersi un po' nella vita altrui, no? Non so come dire, conoscersi veramente, no? Anche loro, Carlo e Alessia, sono viaggiatori anche loro, però vivono qui stabilmente qui a Napoli. Comunque non preoccupatevi, perché quando si mangia torna Paolo. Su queste parti un po' più da momento Angela intervengo io. Guardate che bello, faccio ancora un po' un giro qua, e sapete cosa? Adesso faccio un bel time lapse in cui faccio tutto il giro di questo chiostro. Siamo entrati adesso nella chiesa di Santa Chiara. A differenza del chiostro, che è stato risparmiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la chiesa invece è stata distrutta e ristrutturata. Ragazzi, quindi ha una struttura molto più semplice. Ragazzi, non vi preoccupate. Non sono stato molto presente in questo video, ma arriverò io a salvarvi da suora Angela. No, ancora tranquilli, suora. Tranquilli, adesso ancora non un sapevo attimo. Che dicevi suora, infatti l'ho anticipato all'inizio del video, che avresti prima o poi detto, cioè suora Angela per queste cose. Tranquilli, non tranquilli che sto arrivando. Guarda le vetrate dietro di te, che belle. Ragazzi, siamo venuti a mangiare un po' di street food in quella che è la zona un po' che è centrale da questo punto di vista. Quindi siamo nella zona Pigna Secca, vedete, piazza Pigna Secca, quartiere Monte Calvario. E questa è la piazza, vedete? Qui in mezzo si vende il pesce, si vendono le verdure, la frutta, le zeppoline. E adesso noi, grazie a Carletto, andiamo a mangiarci il cuoppo, il famoso cuoppo.
con quelli. Tutto buono, eh? Questo è già provato, straprovato, quindi tutto a posto. Ecco voi ragazzi, il cuoppo. Stai lavando tutto. Buono, buono così. Guardate, questa praticamente è una pescheria che fa anche coppi. No, questa è una pescheria bassa. Solo che si è inventata sta cosa, capito? Geniale. Eccolo qua. Buono. Buono, buono, buono. Buonissimo. Questo è il cuoppo di mare perché è fatto con pesce fritto, ci sono i pescetti fritti, calamaretti, salmone, anche calamaro, e mettono anche delle palline fritte che sono fatte con le alghe. Poi c'è anche una versione che invece è il cuoppo di terra, questo è invece di mare perché giustamente siamo a una pescheria e mangiamo. Quanto è buono, quanto è buono. Questa è la palletta fritta fatta con le alghe, vai, assaggia. Ecco. È un po' più salatina, si sente il salato, no? La mancia per fotografia. In ginocchio da te. E ci mangiamo pure la frittatina. Fatemi da tua lancia. Una, per favore. Gas o non gas? Con gas, per favore. Mamma mia. È un arancino di pasta. Allora è carne tritata, piselli e provola con la pasta. E poi viene fritta? Come funziona? Con la besciamella. Con la besciamella. Vabbè, anche facciamo un po' di assaggi perché sennò qua è troppo, quindi poco, poco di tutto, poco di tutto. Buona, ti piace? Ho detto, una bontà pazzesca. Voi non puoi riprendermi mentre sto masticando, però così. Buonissima ragazzi, perché dentro è bella cremosa, sente la besciamella coi piselli, fuori invece è croccante. Buona, buona. Io resto in adorazione. Cosa, scusa? Traduci? Resto in adorazione. Ah, ok. Qui passiamo sicuramente, ma questa è una tripperia, ci sono tutte le trippe, note qua come sgocciolano dappertutto. Comunque piace molto, eccola là, tagliata da portare via. Questa è zona di tripperie, anche qua. Bicarbonato e acqua, no? Ok, limone, bicarbonato e acqua, si chiama limonata. Limone, bicarbonato e acqua e la chiamano limonata a cosce aperte. Adesso vediamo perché. Letto cosce aperte, mi è venuto chiaramente un pensiero pornografico, chiaramente, cioè è normale, no? Normale, invece c'è un motivo per cui si chiama così. Non è così. Attenzione, l'ingrediente segreto, il bicarbonato. E ecco perché si chiama cosce aperte, perché si deve aprire le gambe, altrimenti ci si lava. Com'è? Una limonata col bicarbonato. Quindi abbiamo spiegato il motivo. Questo aiuta anche a digerire, immagino. Direi di sì, dopo quello che abbiamo mangiato. Sono pensato per questo. Quindi si chiama così, cosce aperte, perché si deve tenere le gambe aperte. Esatto, fatto di combagnarsi con la limonata. Bellissima la scena di Paolo che si beve la limonata così in modo inaspettato. C'è un po' l'asprino del limone, comunque non è troppo aspro, abbastanza dolce in realtà. E c'è il bicarbonato che ti lascia quel pizzicorio sulla bocca.
perfetta dopo il fritto. Stiamo andando in un giardino, sei sicuro? Sì. Si sale però. Siamo in questo giardino del Settecento. Carino, si sale e si arriva al giardino, che è nella parte alta. Che tranquillità qui, siamo comunque nel centro. Qua si trova un angolo proprio di relax. Si sente in lontananza il pianoforte. E un'angela che sta arrivando. Abbiamo preso il caffè, eh? Ah, perfetto. Abbiamo appena bevuto il caffè in questa che era un'antica villa di Napoli e vedete, la cosa bellissima è che là fuori c'è il caos, i turisti, il rumore, qui dentro invece c'era un silenzio proprio che ti riappacifica col mondo, qualcuno che suonava il pianoforte, è stato bello, una bella pausa, abbiamo respirato un attimo e adesso torniamo a buttarci alla scoperta di questa città, cambiamo completamente paesaggio e panorama. Anche oggi non si vede il Vesuvio, immaginiamolo qua dietro. Speriamo se più tardi si riesca a vedere, si alzi un po' la nebbiolina che adesso lo copre completamente, comunque c'è tutta la vista sul Golfo di Napoli. Siamo arrivati al lago Fusaro con la Casina Vanvitelliana. Questo è stata realizzata dal famoso architetto Vanvitelli, lo stesso che ha realizzato la Reggia di Caserta. Lì in fondo è l'isola di Capri. Da questo lato, quella che si scorge, queste prime case qui, è l'isola di Procida, quella più vicina. Alle spalle c'è Ischia. Di qua invece questa è la spiaggia di Miniscola, la montagna di Miseno, chiamata Capo Miseno. Questo qui è il lago di Bacoli e tutto questo alle spalle è il Golfo di Pozzuoli. E là in fondo possiamo immaginarlo. Alle spalle c'è il Golfo di Napoli con il Vesuvio che adesso si possono immaginare. Adesso però abbiamo fatto la foto dove il Vesuvio si vede finalmente. Eccolo là. Vedete? L'abbiamo disegnata noi, comunque non si vede neanche qui. Cioè vedi? È in ombra anche qui. Possiamo immaginarlo. Siamo venuti a questo porticciolo e siamo vicinissimi a Procida, è l'isola qui di fronte, questa qui, e lì dietro invece c'è Ischia, un po' più grande. Intanto qui è tramontato il sole, è scomparso all'orizzonte. Bellissimo.
Il cielo bello, si sta colorando di rosso. Che bella giornata, che belle giornate a Napoli. Sì, bellissimo ragazzi. Per noi è stata la prima volta, ma è stata una gran bella prima volta. Sì, e non sarà l'ultima sicuramente. Domani mattina noi già ce ne andremo, sì, perché il tempo che avevamo a disposizione qui era veramente poco, purtroppo. Sicuramente sono zone che hanno bisogno di tantissimo tempo, soprattutto per poi visitare tutto il resto della zona che è piena di cose da vedere. C'è Sorrento, c'è Capri, c'è Capri, la sono costiera, tutte le isole da vedere, la costiera amalfitana, ragazzi, c'è tantissimo da vedere. Però vabbè, ci accontentiamo anche di questo piccolo assaggio di sì, quella che è sicuramente una delle città più belle d'Italia. Stasera cenetta tutti insieme. Guarda qua, il prezzemolino. I sughettini. La pasta con le vongole. Cioè, giusto due vongole, raga. Due proprio. Buon appetito, ragazzi. Buon grazie appetito, di tutto. Ma che grazie, raga. Grazie a voi. Ma di che? Ma di che? Che meraviglia. Che voi non lo sapete. Giustamente, capisco. E adesso, salmone in salsa teriyaki. Wow. Wow, l'ho aggiunto. Non era nello storytelling. Però ci sta, ci sta. Ormai è notte fonda, ragazzi. Già qualcuno dorme. Noi siamo pronti per andare a dormire. Angela è in bagno. È stata una giornata fantastica. Tutti insieme. E anche stasera non